Alessandra Moretti ha formalizzato le dimissioni da capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Durante la fase di approvazione del bilancio, che dovrebbe concludersi giovedì, la reggenza sarà esercitata dal vice capogruppo Piero Ruzzante e da Stefano Fracasso in qualità di vicepresidente della Commissione Bilancio. Le dimissioni di Alessandra Moretti, a seguito delle polemiche per un viaggio in India durante i lavori del Consiglio, erano state annunciate già nella serata di sabato. Secondo me è un atto anche eccessivo, però, come spesso accade in queste situazioni, piuttosto che prolungare una polemica su questi elementi è meglio risolvere il problema alla radice. Non c'è nulla di irregolare che Alessandra abbia compiuto. Negli stessi giorni Zaia era in Spagna, in vacanza. La pausa dei lavori del Consiglio regionale sarà occasione per l'elezione del nuovo capogruppo, una questione che va oltre il fattore meramente nominale, osserva Ruzzante, ma che viene colta anche per ripensare il ruolo di opposizione che dovrà avere il Partito Democratico nel resto della legislatura. Dobbiamo incalzare di più sui territori. C'è un tema su tutti che io credo vada assolutamente affrontato, quello del lavoro. Siamo la seconda regione dopo la Lombardia per numero di cittadini che abbandonano il Veneto per emigrare verso altri territori. Sono 10.000 i veneti che nel 2016 hanno abbandonato il Veneto. In termini più generali, le assenze di Alessandra Moretti a Palazzo Ferrofini sono state molte meno di quelle di Luca Zaia, conclude Ruzzante, ed erano giustificate dal suo ruolo di collante col governo. Non avendo ministri veneti, in qualche modo ha sostituito questa funzione. Questo l'ha portata ad essere meno presente sicuramente nel Veneto e più presente a livello nazionale.